Sì, è un progetto che abbiamo iniziato 3 anni fa con la Guardia di Finanza, che di fatto abbiamo sempre svolto. Oggi con questo protocollo aggiungiamo un tassello formale molto importante, alzando l'asticella in quelli che sono i controlli che noi normalmente facciamo, ma con un flusso di dati che potrà servire certamente alla Guardia di Finanza per meglio comprendere lo stato della gestione del flusso di denaro importante a cui l'università continua ad attingere, come ha già fatto in precedenza, avendo vinto un bando per esempio di 15 milioni di euro all'USFE non più tardi di qualche mese. Sicuramente un altro tassello di un percorso che abbiamo intrapreso come Guardia di Finanza a Messina, che ha avuto una sua prima manifestazione con il protocollo d'intesa stipulato con la città metropolitana e che trova oggi un ulteriore passaggio fondamentale, lì dove stiamo interloquendo con tutti gli importanti attori istituzionali a livello locale per cercare di fare in modo di dare il nostro contributo affinché le enormi contribuzioni che giungeranno a valle anche di questo periodo purtroppo pandemico che abbiamo vissuto possano trovare una corretta spesa.